Di recente è uscito The Anacrusis. Stray Bombay, qui in veste di publisher e sviluppatore, ha scelto per la prima volta di cimentarsi con un titolo parecchio impegnativo. Il gioco di cui parliamo oggi è un first person shooter fantascientifico cooperativo e purtroppo è decisamente un buco nell'acqua. Questo tenendo anche conto della sua natura in itinere, visto che risulta ancora in accesso anticipato. Vediamo insieme per quali motivi nella nostra recensione, realizzata sfruttando come hardware Xbox Series S. Prima di iniziare, vi ricordiamo che in descrizione trovate il link alla nostra recensione completa sul nostro sito videogiocitalia.it. Buona visione! The Anacrusis si rifà alla fantascienza classica degli anni 50 e 60. Lo vediamo dagli abiti d'epoca dei quattro avatar allo stile architettonico dell'astronave, fino al design delle orde aliene, che sembrano uscite da un B-movie o da un episodio di Star Trek. Il setting della classica astronave in avaria si presta sempre bene a molte soluzioni, ed è il pretesto ideale per imbastire qualunque trama. Bisogna ammetterlo, da un gioco co-op votato praticamente solo all'azione, con nemici a ondate, non potevamo di certo aspettarci una profondità eccessiva. Esistono già molti altri validi titoli dello stesso sottogenere, come Left 4 Dead ed il recente Back 4 Blood. Dunque, The Anacrusis poteva essere un gran gioco, ma non è andata così. Una celebre legge dello spazio recita che non si possano sentire suoni nel vuoto cosmico, e alle volte in The Anacrusis sembra di trovarsi davvero nel vuoto spaziale. Ciò è dovuto al modo in cui è stato realizzato il comparto sonoro. Il videogioco ha una colonna sonora e ogni arma ha il suo tratto sonoro distintivo, peccato che nessuno di questi effetti o motivi riesca a risaltare. Tutto finisce per diventare un indistinto sottofondo, risultando scialbo e senza mordente. Altrettanto problematica per l'immersività è la resa grafica dei personaggi. Nell'astronave capiamo ben presto di essere circondati da orde di manichini. Fin da subito è purtroppo chiara la legnosità nei movimenti di ogni personaggio. Che si tratti di umani o di alieni assetati di sangue, i soggetti risultano per nulla fluidi e a tratti perfino scattosi. Ad aumentare questa sensazione di artefatto ci pensano pure i nostri stessi movimenti. A tratti sembra quasi di muoversi sul ghiaccio o sull'olio. Non mancano poi anche una serie di difetti relativi alla visuale. Per quanto infatti ci sforziamo di sistemare le impostazioni, ciò che compare sullo schermo con moltissima difficoltà riesce ad appagarci. Il problema più comune è certamente un movimento eccessivamente rapido della mira e della visuale. Ciò rallenta la mira e rende alquanto arduo colpire anche un solo nemico. Dobbiamo evidenziare meglio le lacune del gunplay, dato che in questo ambito dà il peggio di sé. Le armi sono poco responsive, spesso sembra che sparino in autonomia. Riguardo la risposta delle armi, dobbiamo annotare pure un certo input lag, connesso ai difetti della visuale e dei movimenti. Inoltre, l'intelligenza artificiale delle orde è arretrata e affetta da evidenti problemi. Come far fronte a tutti questi difetti, quindi? Proponendo ai giocatori diverse armi, perk e abilità da raccogliere o da sbloccare di volta in volta, assieme ai medikit e varie tipologie di esplosivi. Tuttavia, questi elementi non sono poi così tanti e non sembrano avere un reale impatto sul gameplay. Stray Bombay ci ha davvero provato ad aggiungere feature apprezzabili o utili, come la modalità FK. Questa lascia che il nostro avatar sia controllato dall'intelligenza artificiale temporaneamente, se magari abbiamo un'urgenza nel mondo reale. Tuttavia, il problema è proprio questo, perché spesso l'intelligenza a cui affidiamo il nostro avatar è ben poco intelligente e molto artificiale. Bisogna poi aggiungere tutta quella serie di pecche sfuggite al team di sviluppo. Primo fra questi è sicuramente l'input lag, vistoso non solo nel momento di mira o dello sparo, ma in moltissime azioni e momenti. Inoltre, c'è anche una sorta di lag generale per i nemici e i compagni di squadra, che troppo spesso balzano di fronte a noi e non sembra essere sempre imputabile a singoli problemi di connessione. Da non sottovalutare è poi la difficoltà nel trovare partite, una bella grana per un videogioco votato all'online cooperativo. Come se ciò non fosse abbastanza, The Anacrusis ha dato prova fin da subito di aver avuto problemi con i server, non funzionanti fin dal primo istante, per poi essere sistemati nelle ore successive al lancio. Il nuovo titolo di Stray Bombay soffre pure di una grave carenza di contenuti. Parliamo proprio di gameplay e modalità da affrontare, necessarie a un prodotto del genere per diversificare l'offerta e aumentarne divertimento e longevità. Abbiamo a nostra disposizione letteralmente una sola modalità. In game ci ritroviamo in un gruppo da 4 player e dobbiamo unicamente affrontare orde e orde di alieni, dopodiché si riparte a oltranza.
Al momento ci sono tre missioni che si diversificano solo per il cambio di scenario. La funzionalità Quick Play di fatto ci inserisce in maniera randomica in una delle lobby online all'interno di una delle tre missioni appena citate. Vale la pena quindi acquistare The Anacrusis? La domanda è sicuramente spinosa e non ce la sentiamo di dare un giudizio definitivo. Al momento possiamo trovarlo su Steam e su Microsoft Store a un prezzo che oscilla intorno ai 20 euro. Non è un costo proibitivo, ma per la stessa cifra il mondo videoludico è in grado di offrire delle opere ben di altro livello. Segnaliamo comunque che gli utenti di Xbox Game Pass hanno lo sparatutto disponibile nel catalogo fin dal giorno del lancio. Se state cercando un titolo co-op che sappia intrattenervi per molte ore in compagnia di amici e sconosciuti online, allora è forse meglio se vi rivolgete ad altri giochi. Allo stato attuale delle cose, The Anacrusis ha troppe carenze e i difetti sono molteplici. Solo qualche grandissimo appassionato dell'estetica e della fantascienza che vediamo in game potrebbe andare oltre le sue tante pecche. In alternativa, non sappiamo quanti utenti riusciranno ad andare oltre qualche ora di gioco, almeno finché il titolo non venga pesantemente migliorato. Anche questo video giunge al termine. Noi vi ringraziamo per la visione, mettete un like se vi è piaciuto e commentate per farci sapere cosa ne pensate del titolo. Infine, vi ricordiamo di iscrivervi con la campanella delle notifiche sempre attiva. Un saluto e alla prossima!